Buongiorno mondo, ore 8:25 e siamo già in sella alle biciclette, direzione Brescello come prima tappa. Andremo a visitare forse il museo di Peppone e Don Camillo, sperando sia aperto. Oggi è il 15 d'agosto e vedremo. Più che altro vedremo quanto soffriremo passando per le campagne dove la gente sarà in festa a grigliare, quindi profumo di grigliata da tutte le parti. Seguiamo la ciclabile in direzione Food Valley Bike. A dopo. Dai, dai, Simo, fandar ste gambine che è ora di pedalare, siamo appena partiti. Occhio alle borse. Ehi, non vale trucciare. Ha trucciato. Ah, qua c'è la barilla, guarda. Andare a prendere un piatto di pasta. Sei chilometri pedalati e... Sei e mezzo. E prima sosta caffè. Ho voglia di un caffè. Ma si riparte. Brescello, stiamo arrivando. Ragazzi, in questo posto, a parte i cani che abbaiano, hanno rasato tutto, non hanno lasciato nemmeno un ramoscello. Percorso del pomodoro. Cambio di provincia, si esce da Parma e si entra a Reggio Emilia. Simo, sei contenta? Sì. E si pedala. La Food Valley sempre comunque ben segnalata. Primi 18 km e mezzo pedalati, adesso siamo lungo quest'argine e ombra ce n'è poca, ma siamo in quest'angolino, la mia testa è comunque al sole come potete vedere dall'ombra. Abbiamo mangiato un brioscino e adesso ripartiamo di slancio. 8-9 km e siamo al museo di Don Camillo Peppone. Al 25esimo chilometro siamo arrivati in questo svincolo sul ponte. Lì c'è il ponte dove si torna nella provincia di Parma, Reggio Emilia, dove se andiamo dritti andiamo verso Brescello. Qui ci sono ancora anche i cartelli dell'ingorda che c'è stata il 3 di giugno e di là si prosegue per la Food Valley. Noi seguiamo per Brescello perché, come vi abbiamo detto, andiamo a vedere il museo di Don Camillo Peppone. A dopo, ragazzi. Com'è pedalare sull'erba? Facile e rilassante. Siamo arrivati a Brescello appena in tempo per poter entrare nei musei. Adesso siamo in quello archeologico, al piano di sopra c'è quello di Don Camillo e Peppone. Siamo arrivati appena in tempo perché a luna chiude e sono adesso le 12:05 più o meno. Riusciamo a vederli entrambi abbastanza velocemente per poi andare a fare una pausa a pranzo qui a Brescello. Lei è contenta, fa caldissimo. Almeno prendiamo un po' di fresco qui al museo. Ti lascio qui. Ci vediamo.
E per la pausa pranzo abbiamo deciso di fermarci per un bel piatto di salumi, formaggi, erbazzone, focaccina, birretta e fame. E stanchezza. Lei beve acqua. Perché sennò non ce la fa più a pedalare. Sì, sennò mi addormo. Mangiamo, mangiamo. Buon appetito a tutti. E dopo la visita a Brescello torniamo nella provincia di Parma e salutiamo Reggio Emilia. Saluta Simo. Sono le 3:05, siamo scesi dall'argine perché iniziava veramente a far troppo caldo, il computerino mi segnava 39 gradi, so che la settimana di Ferragosto non ci si deve lamentare del caldo perché si sa bene che le temperature sono queste, ma veramente è estremo. Siamo scesi in qualche paese arrivando qui e abbiamo trovato solo bar chiusi, quindi non abbiamo trovato né da bere né un caffettino, niente di niente. Adesso ci siamo fermati in questa baracca di qualche contadino per scroccargli un po' di panchina fresca con dell'arietta fresca. La Simo è distrutta, ma sono fiducioso. Adesso troviamo un barettino e ci prendiamo una coca ghiacciata con ghiaccio e limone in modo da riprenderci un po' di caffeina, un po' di frescura e si riparte. Ci mancano solo 9 km al nostro B&B, però volevamo fare anche una sosta al molo Mezzani, molo non mi ricordo più, comunque un molo sul Po, per prendere anche lì qualcosa di fresco. Ma sono pochi chilometri, ma raddoppiano col caldo. Vi facciamo sapere, a dopo. Paesi fantasma. In questi paesi deserti l'unico posto aperto è il Circo Larci, che finalmente ci ha dissetati una cochina ghiacciata con ghiaccio e limone. E la Simo forse si riprende adesso. Forse. State preparando qua? Stasera facciamo la pizza, le luminarie. Stasera facciamo le luminarie sul fiume. Questi li mettiamo dentro in uno scodellino colorato che galleggia. La Cesa, quindi già lì li ambiti. No, no, la Cesa i Ganadù, scorsi in Glammese. Sta registrando? No. Sì. Dopo che una cosa da fare, registra la voce o l'immagine basta? Tutto, tutto. No, l'immagine l'abbiamo tolta. Cosa da raccontare? Vediamo, vediamo. Vediamo cosa da raccontare. Anche poi pubblico tutto, basta non dire parolacce che sennò mi censurano. No, io devo dirti una cosa bellissima. Bellissima. Ci sono 10 parole, 10 righe. Allora, tutti a sedere. Vado? Andiamo. Allora, si pensa, io ho trovato un foglio, no? Scritto, né firmato né intestato. 10 righe scritte, si pensa, da un vecchio contadino dei primi del Novecento, cioè più di 100 anni fa. Sicuramente si sentiva che la vita le stava finendo e scrisse queste righe ai suoi figli, contadini anche loro, e diceva: lasciatemi qui nei miei campi, che ho orato, mangato e seminato per tutta la vita. Nella mia casa, piena di crepe e di fessure, dove anche gli stracci profumano di buono. Qui tra le mie mura e la mia gente, anche un povero contadino come me, con la faccia arrossita dal sole, si sente un re. E quando verrà la mia ora, portatemi in fondo al campo, sotto una manciata di terra che mi farà da coperta e da cuscino. Potrò sentire l'odore della stalla, il profumo del fieno,
il canto del gallo al mattino e i cri-cri dei grilli la sera, e mi troverò bene come un nocciolo in una ciliegia. Guarda che bella questa qui. Guarda che bella, eh? Eh? Pelle d'oca. Le pelle d'oca. A me quando l'ha letto la prima volta mi è venuto il magò. E dopo una piccola sosta al Molo Mezzani per rinfrescarci un attimino, perché finalmente abbiamo trovato un po' d'ombra, abbiamo bevuto una birretta, una Fanta, ma questo non si poteva dire nel video perché il bar era chiuso, ma ci hanno data lo stesso. E ora ultimi 6 km e arriviamo al nostro B&B Caveggia. Caveggia è una roba del genere, giusto? Non è New Farm. No, è Caveggia. Cavecchia, Cascina Vecchia, qualcosa così, ve lo diciamo. Io non mi sbaglio, allora segnatevi che io ho detto Caveggia o una roba del genere, Casa Vecchia, Flower. E lei dice cosa? New Farm. Allora, New Flower Farm. Chi ha sbagliato paga da bere questa sera, va bene? Ok. Ok, vi faremo sapere. Però lo sai che ho prenotato io, vero? 5 minutes later. Ragazzi, non sapevo se aspettare l'arrivo al B&B, però è troppo bello da dire, perché vi ricordate che lei ha pure detto, ricordati che a prenotare ho prenotato io, eh? Come si chiama un po'? Dillo, come si chiama il B&B dove stiamo andando? Casa Vecchia. Come? Casa Vecchia. E chi ha prenotato? Io. E chi ha vinto? E chi paga da bere questa sera? Tu. Chi paga da bere questa sera? Io. E stasera si beve gratis! La memoria, questa sconosciuta. Tanto stasera sono troppo stanchi di uscire. Io bevo lo stesso. Piuttosto chiamo un Just Eat solo per farmi portare una birra che paga lei. Ragazzi, va bene, si pedala, mancano 3,9 km. E poi doccia, shower. Buonasera. Buonasera. Caldo, eh? Oggi ha picchiato duro. Sì. Dovete mettere fuori le civette. Sì, grazie. Occhio che c'è i cani proprio lì. Molto bene, siamo arrivati ormai al nostro B&B Casa Vecchia. Ricordatevi Casa Vecchia, ricordatevi la scommessa di questo pomeriggio, le ultime parole famose della Simo. E ci siamo rilassati un paio d'ore, ci siamo docciati, lavati, cambiati, e adesso, essendo il B&B un B&B lungo l'argine del Po, lontano 3,5 km dal primo ristorante, oltretutto chiuso perché è Ferragosto, abbiamo ordinato un kebab. Sì, siamo nella Food Valley e mangeremo un kebab, ma è l'unico che ci portava cibo fino qui, perché siamo stanchi per fare altri 3,5 km e 3,5 per andare in un ristorante che poi potenzialmente è chiuso anche quello. E niente, adesso aspettiamo che arrivi il nostro fantastico kebab, mangiamo e dormiamo, e speriamo di recuperare domani con dei manicaretti un po' più locali, eh? Speriamo. Buonanotte a tutti.